L'infezione continua a circolare e il ritorno alla normalità appare ancora lontano. Sono 275 nuovi infetti in provincia di Salerno segnalati dall'unità di crisi. Numeri ancora alti, pari ad un quinto circa del totale regionale delle ultime ore. Ma a preoccupare sono soprattutto i contagi nelle corsie degli ospedali. L'ultimo allarme è scattato ancora una volta all'Umberto I di Nocera Inferiore. Tampone positivo per due infermieri e un medico anestesista. Per tutti è scattato l'isolamento domiciliare, mentre i locali del presidio sanitario sono stati sottoposti a sanificazione. Quello dell'agro nocerino sarnese è solo l'ultimo episodio avvenuto in corsia. In queste ore altre criticità si sono registrate al Ruggi di Salerno, sia tra i pazienti che tra gli operatori sanitari. Duro il commento delle sigle sindacali. Noi abbiamo un quadro dirigente incapace di dare operatività alle linee per la regione. Non c'è più confronto nel Ruggi da tempo. La dirigenza, abbiamo avuto una sola riunione in tutti questi mesi. E quindi tutto quello che noi abbiamo proposto è rimasto solo scritto sulla carta. È ovvio però che noi non dobbiamo qua definire chi sono i responsabili, non è compito nostro. Il compito nostro è quello di dire quali sono le soluzioni che si devono adottare. Noi abbiamo fatto un appello a suo tempo al governatore nel creare un coordinamento provinciale, perché il problema ormai riguarda tutta la provincia.